Professoressa, grazie dell'invito e un saluto a tutte le autorità, i colleghi, i sindaci e a tutti gli studiosi e gli operatori di questo centro, che come è stato detto più volte è un centro di riferimento internazionale. E oggi Padova e il suo territorio si qualifica a livello mondiale perché opera e ha dei risultati nella ricerca. Questo territorio si sviluppa, nasce ed è legato indissolubilmente all'Università di Padova, è un legame indissolubile ed è un legame indissolubile con tutto quello poi che si propaga dall'Università di Padova, i suoi vari centri e di riferimento che fanno ricerca. E questo territorio diventa attrattivo anche di contributi, oltre che di competenze e di professionalità, si investe ancora nella ricerca. Oggi è nato una fase anche di ritorno di cervelli dall'estero. Si dice i migliori se ne vanno, sì, tantissimi se ne vanno, perché vengono pagati maggiormente all'estero. Ma è in atto anche una fase di ritorno di questi cervelli che rientrano nei propri territori, rientrano anche in questa provincia, rientrano in questi centri, in questa università, perché si vuole investire. Ed è su questo che anche le istituzioni devono giocare il proprio ruolo. Considerare che il futuro è legato alla ricerca e alla formazione. Non c'è futuro senza ricerca e formazione. Possiamo raccontarci tutto, possiamo trovare tutte i bla 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 possibili, ma ricerca e formazione sono quelle che danno prospettiva. Ecco che oggi le istituzioni rappresentate sia dalle istituzioni territoriali, dei sindaci, poi dalle altre istituzioni superiori, oggi sono qui compatte a dire ci siamo, facciamo parte di un unico sistema, o si va avanti assieme o si blocca tutto. Abbiamo visto anche nell'ultima esperienza della pandemia quanto non si può più ragionare a compartimenti stagni, si ragiona assieme, non si salva uno. Ci salviamo e dobbiamo pensarci assieme per un futuro che sia quello sempre e necessariamente legato alla formazione e alla ricerca. Quindi grazie e buon lavoro e altri tantissimi anni a questo centro di ricerca.